Buongiorno a tutti, sono Alexander Bertuccioli, medico chirurgo, biologo, nutrizionista, membro del comitato scientifico della Federazione Italiana Fitness. Su incarico della presidenza e della segreteria federale sono a portarvi questo comunicato che la federazione vorrebbe appunto estendere a tutti i suoi iscritti. Vista la situazione presente a livello nazionale, si vogliono esortare tutti gli iscritti alla federazione al rispetto delle normative ministeriali. Cerchiamo quindi di limitare i contatti alle sole attività essenziali per finalità lavorative, sanitarie o per finalità inderogabili, come procurarsi per esempio il vitto. È estremamente importante che tutti quelli che hanno sintomi respiratori o hanno febbre superiore a 37,5 gradi rimangano in casa e anche chi non ha sintomi esca e abbia contatti il meno possibile. E questi contatti inderogabili devono essere mantenuti, secondo l'allegato 1 dell'ultimo aggiornamento ministeriale, in maniera molto limitata, evitando il contatto stretto, quindi abbracci, stretta di mano, baci e cose del genere, mantenendo una distanza dall'altro interlocutore di almeno 1 metro, considerate che una distanza ottimale può essere quella tra il metro e il 1,5 metri, lavandosi molto frequentemente le mani, secondo la procedura indicata dal lavaggio sociale delle mani, con acqua e sapone oppure con gel idroalcolico, e cercando, nel caso ci fossero tosse o starnuti, di limitarne la diffusione, per esempio tossendo nell'incavo del braccio, oppure limitandosi a quella che può essere l'utilizzo di fazzolettini monouso. Se tutti utilizzeremo queste misure, sicuramente riusciremo a avere un contenimento dell'infezione e quindi i disagi causati da quest'ultimo periodo dureranno il meno possibile. È molto importante che tutti ci impegniamo in questo. Anche la federazione si sta preparando da giorni a erogare i contenuti didattici e gli aggiornamenti in modalità online, così da darvi sempre il massimo supporto nella tutela però della sicurezza e della salute di ognuno, sempre in linea con le normative ministeriali. E ringrazio tutti a nome della Presidenza e della Segreteria per la collaborazione.